Ciao a tutti, io sono Rosalinda e questo è il mio canale. Ho aperto il mio canale da poco, perciò ho deciso di pubblicare ogni martedì e giovedì. Il martedì pubblicherò video su lifestyle, curiosità, eccetera, mentre il giovedì pubblicherò le mie cover perché amo cantare. Oggi parleremo delle 10 curiosità che probabilmente non sai sulla Polonia. Infatti sono già 2 anni che io vivo qui in Polonia e quindi diciamo che in questi 2 anni ho imparato qualcosa. Ma prima di cominciare vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace se vi piace il video. Quindi passiamo subito alle 10 curiosità che probabilmente non sai sulla Polonia. Numero 1. I film non sono doppiati. Ebbene sì, i film non sono doppiati, la maggior parte delle volte sono in lingua originale con i sottotitoli in polacco e nel caso vengono doppiati soltanto da una voce maschile che traduce indistintamente se l'attore sia uomo o donna. Quindi direi che forse è meglio vedere i film in lingua originale. Numero 2. Pieroghi. Se sei stato in Polonia probabilmente sai che uno dei piatti tipici polacchi e strabuoni sono i pieroghi. I pieroghi sono una specie di ravioli con all'interno possono avere diversi ripieni come può essere la carne, patate, funghi, ma anche ci sono i pieroghi con ripieni dolci come per esempio marmellata di mirtilli, marmellata di fragole, eccetera. Quindi ci sono davvero con tantissimi gusti e sono strabuoni, perciò se venite in Polonia vi consiglio realmente di mangiarli perché sono davvero buonissimi. Di solito i polacchi usano mangiarli con cipolla, eccetera. Sono davvero buonissimi. Numero 3. Deserto. Sì, avete sentito proprio bene. Sono in Polonia, quindi sto parlando di uno dei paesi più freddi forse dell'Europa. Però sì, qui c'è un deserto, si trova nei pressi di Cracovia e si estende per circa 33 km ed è caratterizzato dalla sua finissima sabbia. Numero 4. Alfabeto. Sì, l'alfabeto polacco è costituito da 35 lettere e sì, sentite bene, da 9, e dico 9, vocali. Solo di queste sono 9 vocali e 26 consonanti. 5. Personaggi della storia famosi che probabilmente non sai che erano polacchi. Abbiamo Chopin, il famoso compositore Chopin, infatti era polacco. Infatti se sei mai stato a Varsavia probabilmente sai che uno dei famosi e più importanti aeroporti polacchi di Varsavia si chiama proprio Chopin. Vi propongo anche Mikołaj Kopernik, conosciuto in italiano come Niccolò Copernico, era polacco e lui aveva proposto la teoria che la Terra non si trovasse al centro dell'universo. E come ultima, ma non per importanza, vi propongo Marie Curie. Il suo vero nome era Maria Salomea Sklodowska, lei era una chimica e fisica polacca. Numero 6. La lingua polacca è davvero una lingua difficile. Ebbene sì, non c'era bisogno che lo dicessi io, ma molti linguisti e studiosi hanno classificato la lingua polacca tra la terza o la quarta lingua più difficile del mondo. Quindi insomma, se sono già 2 anni che vivo qui e non so bene il polacco, non è di certo colpa mia, è davvero una lingua difficile, che ci posso fare? Numero 7. La valuta polacca è lo złote, che letteralmente vuol dire oro. Numero 8. Varsavia ogni anno si ferma in un minuto di silenzio, precisamente il 1 agosto alle 17, si ferma in un minuto di silenzio, letteralmente tutte le auto, i passanti si fermano per raccogliere un minuto di silenzio e ascoltare le sirene in memoria dei 200.000 civili morti durante la battaglia di Varsavia durante la Seconda Guerra Mondiale. Numero 9. Si cammina scalzi nelle case. E
Ebbene sì, un po' come nella cultura orientale, quando si entra nelle case di qualcuno o nelle case polacche, è bene togliersi le scarpe e si cammina scalzi nelle case. Infatti io ricordo diverse volte quando ho ricevuto ospiti o quando io andavo ospite da qualche amico polacco, proprio questa cosa di togliersi le scarpe, la richiesta di togliersi le scarpe per camminare scalzi. In alcuni casi loro ti danno anche le proprie pantofole. Questo può anche essere perché durante l'inverno, quando c'è tanta neve e le strade sono piene di sale, è molto facile sporcare i pavimenti e soprattutto il parquet con le scarpe sporche di sale. Numero 10. E l'ultima cosa, dicono di no per dire di sì. Mi spiego meglio, il sì, sì in polacco si dice tak. E no, si dice niente, però quando loro dicono no, e veramente dicono no, per intendere sì, lo fanno più come un yeah in inglese o sì, certo, ti sto ascoltando, e loro dicono no, cioè sono interessati a quello che tu stai dicendo, ti stanno ascoltando, loro ti dicono no. Bene, queste sono le 10 cose che probabilmente non sapevi sulla Polonia. Spero che il video ti sia piaciuto, ti ricordo ancora di iscriverti al canale e lasciarmi un bel mi piace. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!